rispolverare anche un passato lontano oltre 5 secoli, riscoprendo quello che fu l'antico quartiere ebraico in pieno centro storico di Alcamo, è stato uno tra i momenti più significativi della giornata della memoria oggi ad Alcamo, con l'apposizione alla presenza di scolaresche, docenti, presidi, esperti e autorità comunali della segnaletica turistica in via Giacomo Matteotti, segnaletica indicante che dapprima questa strada perpendicolare al corso stretto era denominata via della sinagoga. Si è infatti affrontato nel corso di una conferenza dal titolo La Shoah, la nostra storia, il nostro territorio, con gli studenti questa mattina al Teatro Cielo d'Alcamo, anche con momenti musicali a tema, l'argomento Alcamo giudaica nel XV secolo, da cui prende nome una pubblicazione dell'archivista e storico alcamese Sergio Dara. Ecco qua, sì. Sergio Dara è l'autore di una pubblicazione, di un libro dal titolo Alcamo giudaica, storia e documenti inediti del XV secolo di una comunità ebraica siciliana, proprio qui nella via Matteotti, dove è stata appena apposta la segnaletica turistica che indica come nel XIV e XV secolo questo fosse un quartiere ebraico. Appunto, Sergio Dara, che cosa ci può dire? Diciamo che questo mio lavoro, frutto di anni di ricerca, a dire il vero, è stato pubblicato su una rivista scientifica nel lontano 2002, ma solo oggi l'amministrazione comunale attuale si è dimostrata, diciamo, sensibile all'argomento e mi ha invitato appunto per dare conoscenza ovviamente ai giovani di questa pagina di storia pressoché sconosciuta. E allora tutto nasce circa 20-22 anni fa, quando casualmente trovai una pianta topografica che si conserva all'archivio di storia di Trapani del 1875, dove appunto è segnata la via Sinagoga. E allora chiaramente viene subito in mente che ci doveva essere sicuramente qualche cosa di ebraico. Quindi da lì mi sono mosso, trovando dei documenti del 400 di pressoché difficile interpretazione, che mi hanno portato alla conclusione che ad Alcamo c'era una vivace comunità ebraica che abitava proprio in questo, diciamo, questo sito, cioè nel quartiere San Calogero, come ci testimonia pure il manoscritto dello storico Ignazio De Blasi, che la sinagoga degli ebrei, prima della loro cacciata del 1492, era di fronte all'Isternazio, Luci Isternazio, cioè in buona sostanza. Dove esattamente? Esattamente in fondo questa, diciamo, a questa strada, via Giacomo Matteotti, già via Sinagoga, quindi poco prima di arrivare alla via Federico II. Da questa porta entravano i sacchi e quindi accanto c'era il mercato e quindi accanto c'era la giudecca degli ebrei. Fino al 1493 gli ebrei erano soprattutto commercianti, quindi interessati di stare vicino ai mercati. Simile l'abbiamo a Trapani, a Mazzara del Vallo, a Marsala e così via. La cosa bella di Alcamo è che questo nominativo, via Sinagoga, si è tenuto fino, l'abbiamo detto nella conferenza, fino negli anni 20. Questa strada non si chiamava Matteo, si chiamava via Sinagoga. Io ricordo che sono arrivata ad Alcamo 30 anni fa, chiedendo a mia suocera, lei diceva così si chiamava, e quando uno diceva ma perché, diceva che ne so, perché dal 1492 non c'erano più ebrei ad Alcamo.